Ciao a tutti ragazzi, sono Avena, sono qua con Bella G, e con Bobo, Bobo che è nostro possibile, probabile nuovo membro del canale e siamo qui oggi con The Profile di Gilby. Non c'è perché c'è la neve. Esatto, c'è la e neve. quindi lui non è riuscito a venire. E quindi oggi The Profile. The Profile, indovinate di cosa? Di Six. Esatto. Six. Esatto, sì. Bene, Macro Rabbit l'abbiamo fatta l'altro giorno in chiesa. Esatto. Adesso facciamo Six. Esatto. Oggi non siamo in chiesa. Questo mazzo allora mi piace molto perché è molto veloce. Sì, emozionevole come mazzo. E iniziamo a fare la deck profile. Allora, 3 per di Kizan. Tanto per cambiare. 3 per di Kizan, cosa fa? Entra speciale, sei un altro Six. Fortissimo. Cerco un Kizan super che me ne manca uno. 3 per di Kage. E non mi rompere i coglioni. Zitto. Pronto? Si è dimesso il papa. Che cazzo me ne frega se si è dimesso il papa? Sto facendo una deck profile. Arrivo dopo. Ciao, ma. Sì, butta gli gnocchi che cuociono. Vai. Ma no, ma che ora? No, ciao. Tra un quarto d'ora buttali. Ciao. E spacca, coglione. 3 per di Kage Musha. Vabbè, il tuner del mazzo. Doppio Kageki, quando entra normale evoca speciale un Six. Un Enishi, rimuove due Six dal cimitero, fa rimbalzare un mostro. Uno Zanji, che è target per la... Vabbè, iniziamo a togliere ste merde qua, perché sennò non mi ci sta più un cazzo. Vediamo di non cambiare lo sfondo. Oh, il libro di... Uno Zanji, che è target per l'ascetismo con il Kizan. Un Irou, stessa cosa, idem per il Kageki o per l'Enishi è target. E poi è comodo anche per eventuali Riko e Snowman e cazzate varie. Una Hand, che è utile perché in sto mazzo qua se becchi uno con più di 2005 d'attacco ti ara. Quindi la Hand, tributi un Six e spacca uno. Esatto. Mono Elder, perché mi sta troppo sui coglioni e non evoco quasi mai speciale con l'effetto tipo Cyber Drago. Lo uso mono per il ascetismo perché ha lo stesso attacco del Kage Musha e quindi ci faccio Sheen, oppure volendo anche la bestia perché è terra. Al posto del secondo Elder gioco lo Spirit, per il motivo che vi ho detto prima, perché se becco un ciccione tipo un Grafa, che adesso Avena il Grafa non ce l'ha più, però se becco un Grafa o robe varie, sono fottuto. E poi è fortissimo perché protegge lo Sheen ancora di più e fa pescare uno quando spacca un mostro. E poi infine un Gran Maestro mono, perché comunque un 2100 che rompe i coglioni e che sì, scende speciale. Che cazzo succede? Allora, non è comoda sta cosa dell'iPad, ci dovrebbe, vorrebbe un blocca schermo. Magie, 3 United e sono cerebro. Li need da super. Sì, mi servono super da Turbo Pack. Vabbè, 6 samurai, peschi più, fai più 2. 3 ascetismi, che vabbè, se hai capito cosa fanno, magia veloce. E quando controlli un 6 samurai ne evochi uno dal deck con attacco uguale e nome diverso. Esatto. Cazzate del genere. 2 smoke signal. Vabbè, ma anche se non incastri, Se no cadono. 2 smoke signal ha da un livello 3 o inferiore dal deck. Six, ovviamente. All over. Doppio dojo, che vabbè è comodo perché bastano due mostri e ti evoca Kage Musha dal mazzo. Vabbè, il portale è limitato, c'è poco da fare, questa è fortissima, ti aggiunge tutto dal deck ma soprattutto anche dal cimitero. Riesci a volte riesci a fare tre Kizan, aggiungerti tre Kizan in mano in un turno e fai Shockmaster. Speriamo che non lo bannino perché mi incazzo. La rota e poi di staple il Reborn e la Eevee. Non gioco i tifoni semplicemente perché non ho spazio. E il Dark Hole neanche. E il Dark Hole, vabbè, perché troppi mostri per giocare il Dark Hole. Ma si sposta anche con le unghie, è troppo sensibile. Doppio warning. Vabbè, ovvio. Absolutely. Il giudizio. Idem. Le prison,
che sono in ballottaggio con le Fiendish, dato che non gioco Veiler, ma per il momento gioco le Prison. Probabilmente metterò le Fiendish, perché boh, vedremo. Doppio Bottomless, doppia Bilama, perché nel turno dell'avversario è quasi morta, non serve quasi a niente, ma nel tuo turno c'è da sola, ti fa un sincro a 5 o un exceed livello 4, quindi è fortissima. E doppia Musakani, che a volte risulta morta, anzi spesso, però quando hai dei 6 e lei ti senti troppo tranquillo, anche... forse adesso la giocherò in 1 per, perché a volte in effetti è morta. E basta sta merda. Extra. Passiamo all'extra. Vabbè, Sheen, ovvio. Poi Synchro a 5, il Catastor, ah, e la bestia. A 6 il Barkion, l'Orient, che lo toglierò perché è troppo inutile adesso, almeno che non becchi Gearja che ti fa i Burei, ma... se no, o uno Stardust con la Starlight, ma altrimenti è veramente inutile. E infine un Wurm. Non gioco a livello 8, non gioco sincro a livello 8. Devo un po' vedere, forse inizierò a giocarli o lo Stardust o il Colossale. Poi vabbè, ovvio, lo Shockmaster è fortissimo, è troppo utile in sto mazzo. Gorz, Trago, si fottono tutti. E vanno a puttane, è troppo comodo. Così, e spero che non lo bannino perché mi incazzo veramente. Blade Armor e Excalibur servono a tutti cappare, sono comodissimi. Maestroke, va da tutte le parti. Maestroke. Roach. Io lo leverei. Ma che cosa? E con cosa lo tieni? Wind up. Ma no. Serve sempre a qualcosa, anche contro Chaos Dragon. Sì. Butta giù il Lucio Pulsar, glieli nega. L'Utopia, che vabbè va ovunque l'Utopia. Il Gemonite Pearl, che l'altra volta mi è stato troppo utile usando Macro Rabbit contro uno stronzone che giocava Hero Skill. L'ho fottuto con Gemma Perla. E il Mines come unico rank 3, perché non ho slot libere per Leviathano e cazzi vari, o Leviar anche. Anche se Leviar a volte può essere utile perché può scombare con Enishi, però... Oh, sei zoomato. No! Ah, sei un genio, sei? Comunque, va bene. Il mazzo era questo, cerco, come nel mio cerco, cerco un Kizan Super, l'Hero Ultra che arriva da Venà, quindi no, quello. I tre... Cerco... Un Elder Super, anche due volendo, e gli United, e poi volendo le Musakani rare. Vabbè, niente, per questo deck profile è tutto, saluto da Venà, Bella G, e Bobo, e al prossimo video, ciao!